Roberto mi ha proposto di fare una versione delle coltrista anche sulla scalinata, sono stata molto entusiasta perché ormai questo pezzo, che, al quale tengo tanto perché esce da una parte di vita, di sensazioni che ho rielaborato attraverso la danza in questo pezzo e le ho concluse con questo lavoro, è diventato ormai un pezzo che non ha più una struttura fissa ma continua ad adattarsi ai luoghi in cui va. Rimane un po' il suo nocciolo, che è un lavoro sulla memoria, sul condensare le convinzioni che piano piano mi piacerebbe che tutti sgretolassero, che è un lavoro che ognuno può fare per se stesso, su se stesso. Diciamo che ogni volta che cambiamo l'architettura cambia un po' la modalità della sgretolazione e della costruzione della struttura, perché ogni luogo è legato molto ad una storia, specialmente qui nel nostro territorio, e quindi mi piace ispirarmi sia alla forma del luogo, quindi conformare il pezzo rispetto a una plasticità che riesco a dare sia al corpo in relazione con lo spazio, sia però mi piace anche sentire l'architettura, quello che mi racconta, che poi magari traviso perché non è la cosa veritiera, però mi piace un po' fare proprio un'esperienza nel corpo, nello spazio. Io vengo da una formazione architettonica e dopo passo dalla danza e ritorno nella danza, per cui per me l'architettura ha anche tutta una sorta di regole strutturali molto ferree che ho piano cercato di omettere e però di tenere più nella sua plasticità, e quindi di un po' in un certo qual senso il mio corpo è diventato un'architettura che ho cercato di plasmare. E adesso ogni volta che rientro dentro un'architettura è come se ci fosse una microarchitettura dentro una macroarchitettura, per cui cerco di farle dialogare rispetto alla mia sensibilità. In questo caso la pioggia e il meteo hanno permesso di vivere la scalinata e pertanto ho avuto questo desiderio di popolarla, come se ci fossero delle statue che prendono vita e parlano della loro storia nel momento stesso in cui la vivono. Ho cercato di guardare il retro di questa scultura e siccome mi è sempre stata presentata in tutti gli studi, in tutti i musei, in tutti i libri come un'architettura algida, meravigliosa, perfetta, e invece perdendomi nei dettagli quando ho trovato gli schizzi al museo di Bassano ho scoperto invece una complicità, una fragilità. Ho trovato che oltre al mito c'era anche molta carnalità e mi sembrava che queste tre donne che hanno passato il tempo indenni avessero diritto di avere tre diverse età. E quindi sincerità che è molto il valore che si può aggiungere attraverso la danza ad un luogo così, e altresì il valore che un luogo come questo può aggiungere ad un pezzo. Nonostante la difficoltà di ristrutturare un lavoro all'interno di un'architettura già prestabilita, che non è quella del teatro e quindi questo spazio così frontale nel quale esprimersi, è molto interessante come l'architettura informa il corpo e quindi come il corpo per me rivive lo spazio architettonico. Quindi questo dal punto di vista personale. Dal punto di vista, ad
esempio di un pubblico, di una fruizione, di una città, io lo ritengo molto molto interessante, perché alle volte ci sono dei luoghi molto belli che nessuno conosce. E ad esempio questa villa, che è incredibile, è immensa, ha moltissime tonalità, sfaccettature, spazi che si possono veramente intersecare tra loro e far nascere delle nuove modalità corporee, è pressoché dispersa quasi nel nulla, per cui portare la danza in questi luoghi, portare il pubblico in luoghi altri della città, significa anche far vivere le persone stesse, i cittadini del luogo, i propri luoghi, la propria storia in modo differente, secondo me.